Ad essere d'accordo al momento, oltre ai proponenti e ai consiglieri regionali che l'hanno votata, sono solo gli agricoltori. La riduzione della riserva naturale del Borsacchio, di fatto, piace davvero a pochi. Il taglio è pesante, da 1.100 ettari a 24. In pratica rimane solo l'arenile, salta tutta la parte collinare. Insorge anche Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione. Con un emendamento fuori sacco, la destra ha sostanzialmente cancellato la riserva naturale del Borsacchio, dove ci troviamo. Una delle poche aree, parliamo del comune di Roseto, sulla costa teramana, è una delle poche aree della costa adriatica non ricoperta di edificazione e cemento, con un paesaggio tutelato anche dal piano paesistico. E pensate, la riserva era di 1.100 ettari, è stata ridotta con un colpo di spugna a 24 ettari, praticamente soltanto la spiaggia. E voi direte, vabbè, ma rimane, come sostengono delle associazioni di sostenitori di Marsiglio, comunque vincolata tutta l'area? No, perché altrimenti c'è da domandarsi perché da anni cercano di cancellare la riserva. In realtà il piano paesistico in Abruzzo purtroppo non si rispetta mai, basta che il comune e la regione lo decidano e facilmente si deroga alla disciplina del piano paesistico e si fa costruire. È accaduto in migliaia di casi in Abruzzo, che noi abbiamo sempre denunciato, e accadrà purtroppo anche in queste aree. È per questo che hanno voluto cancellare la riserva. Bisogna opporsi, difendere la riserva, e noi andremo fino alla Corte Costituzionale. Spero che ci sia un'insurrezione dell'opinione pubblica contro questi cementificatori, che tra l'altro vanno in controtendenza. In tutta Europa si discute di stop al consumo di suolo, in Abruzzo si cancellano le riserve naturali.